Siamo con Gianluigi Bacchetta, che è il direttore dell'Orto Botanico di Cagliari, che ci spiega di questo importantissimo progetto. Allora, il progetto Best Made Grape è un progetto di cooperazione internazionale transfrontaliera che vede coinvolti partner non solo europei, ma anche partner di Riva Sud, in particolar modo di Tunisia, Libano e Giordania, ma oltre che di questi tre paesi anche di Palestina ed Iran. Il progetto mira a valorizzare gli scarti produttivi derivanti dalla vinificazione, creando dei prodotti con un valore aggiunto e innovativi sia di carattere nutraceutico, quindi integratori alimentari, che cosmeceutico e quindi creme per la salute e il benessere dell'uomo. Tutto questo con un particolare riferimento alla creazione di impresa, grazie appunto al supporto del nostro CREA, cioè il Centro Servizi dell'Ateneo di Cagliari, che è dedicato a questi aspetti, proprio perché si vuole effettuare un trasferimento tecnologico e in particolar modo favorire l'imprenditorialità giovanile nei paesi del Mediterraneo con un approccio inclusivo. Nello stesso tempo anche rispettare l'ambiente, perché stiamo parlando di materiali che verrebbero buttati, non sarebbero utili altrimenti. Assolutamente sì, l'intenzione è quella di trasformare un rifiuto in una risorsa, anzi in tanti prodotti. In questo caso è obiettivo principale del progetto arrivare entro i 3 anni dello stesso alla creazione di 10 nuovi prodotti che possono portare a brevetti, ma al tempo stesso, attraverso la creazione di start-up innovative, a un'imprenditorialità e a quindi dei vantaggi economici per i nostri giovani.